Salve a tutti e ben in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi dell'audio che non funzionano su PC Ovviamente se tu provi a collegare delle cuffie, casse o altri dispositivi audio non funzionano Quindi ovviamente se la barra si alza e scende però tu non senti niente Per esempio hai delle casse Quindi queste casse eh, vanno collegate al monitor che non ha casse integrate E stai certo che poi si sentirà L'audio, ovviamente, è collegato alle casse a un monitor che non ha casse integrate e ha funzionato subito. Invece, per quelli che hanno problemi riguardo all'audio, che non riescono ad aggiornarlo oppure hanno proprio uh, problemi di driver che sono disinstallati proprio uh, sul PC, quindi, in questo caso, se tu vai su gestione dispositivi. Qui troverai i tuoi dispositivi audio. Ovviamente, io ho qua controller audio, video e giochi, ed eccolo qua. Io l'audio che uso sempre è questo qua, RealTech R Audio. Questo qua, se in questo caso è su disabilitato, tipo se c'è una, una X oppure un triangolo, tu basta che fai aggiorna driver, cerca automaticamente i driver e te le cercherà direttamente su Windows Update invece se vuoi ehm, scaricare un driver a parte e inserirlo su questo dispositivo c'è il programma che si chiama Driver Easy ovviamente questo driver Easy ti permette non solo di aggiornare l'audio o altri dispositivi audio che hai, inserito, che hai installato così nel tuo PC ma anche altri dispositivi quindi se io adesso vado su aggiorna e per esempio, adesso vi faccio un esempio perché io non ho nessun driver audio da. Ah sì, ce l'ho, eccolo qua: Realtech Audio Universal. Pesa 9 MB. Però, visto che per la versione gratuita, ci mette un bel po' a scaricare. Prendiamo un driver che pesa vediamo, 500 KB. Ok, adesso vi faccio un esempio. Uh, facciamo aggiorna. Crea manualmente. Faccio continua. Sta scaricando così il driver e adesso vi spiego come installare questo driver che è obsoleto. Ok, eccolo qua. Installa manualmente, faccio continua ed eccoli qua. Questa è la cartella che dobbiamo inserire nell'audio. Quindi, se io adesso faccio copia questo percorso file, chiudo questa scheda. Ritorno su cerca i driver nel computer, quindi in questo caso se tu hai scaricato il tuo driver audio su Driver Easy, tu clicca sul tuo driver, aggiorna driver, cerca i driver nel computer ed eccolo qua e fai incolla. Tu installerai così manualmente il tuo driver sul tuo dispositivo e fai avanti e lo installi. Questo era su come aggiornare i driver audio. Per invece per aggiustare direttamente il dispositivo audio andiamo direttamente su impostazioni, risoluzione, problemi, altri strumenti di risoluzione dei problemi ed eccolo qua, audio. E facciamo esegui. Ovviamente uscirà così la richiesta di supporto. Abbiamo il tuo consenso a eseguire la diagnostica automatica per provare a risolvere il tuo problema audio. Facciamo sì. Aspettiamo che esegua così una diagnostica sul nostro dispositivo audio e vedere se ci sono problemi. Perché grazie a questa schedina tu puoi vedere che tipo di problema hai uh, al tuo dispositivo audio. Quindi... Uh, non so se avete sentito, c'è scritto Hai sentito il suono beep? Quindi in questo caso, se si è sentito il suono beep, l'audio funziona. E faccio sì: oppure un altro metodo che potete utilizzare è su risoluzione dei problemi, l'audio comune. Quindi dispositivi di output rilevamento dei problemi ovviamente grazie a questa schedina ti dirà quali sono i tuoi problemi quindi ovviamente se per esempio hai il tuo nuovo pc però non hai nessun dispositivo audio hai solamente delle cuffie facciamo caso hai solo delle cuffie usciranno solo delle cuffie qua sopra ok che hai collegato al tuo pc però non si, non si sente niente io ovviamente ho quasi uh, all'incirca 8 9 10 12 dispositivi audio collegati al mio pc e ovviamente se adesso vado un attimo a mettere OK, vediamo se trovo le mie cuffie, altoparlanti, altoparlanti voice, altoparlanti FX sound e altoparlanti Real Tech. Questo è qua. Ok, facciamo caso che queste qua sono le tue cuffie. Facciamo avanti e vediamo quali sono i problemi. Si apre miglioramenti audio ed eccoli qua. Questi qua. Applica la correzione e automaticamente farà così la correzione al. Problemi trovati, dice, però non me lo fa vedere. Ok, eccolo qua. Il dispositivo audio non è impostato come predefinito. Ed eccoli qua i problemi trovati. Se non è impostato come predefinito, l'audio non si sente. Formato audio non impostato come predefinito. Imposta il formato audio come predefinito. Ok, questo qua facciamo... Impostiamo l'audio come predefinito. Ovviamente per impostarlo come predefinito... Uh, se vai su impostazioni audio Lo imposti qua sopra Qual è il tuo audio che preferisci essere predefinito Tipo quello quando accendi il PC E quello sarà il tuo audio a vita Basta A me invece che visto che ho un programma a parte Che si chiama FX Sound Mi aiuta anche a boostare l'audio Lo faccio direttamente qua sopra Quindi l'audio che uso sempre sono quelle delle cuffie Altoparlanti, Realtek e Reaudio Quindi... I metodi sono questi. Risoluzione dei problemi audio comuni, qua sopra è molto semplice capire qual è il tuo tipo di errore, oppure l'altro problema quando la barra dell'audio si alza e si scende, però non si sente proprio nulla perché non sono connesse bene al monitor oppure al PC, e l'altro problema riguardo ai driver obsoleti che sono uh, molto vecchi e quindi vanno aggiornati con driver Easy, link in descrizione del programma e li puoi installare manualmente su qualche dispositivo tre metodi buoni che ti possono servire quindi se non hai capito bene la guida riguarda la guida se hai problemi mi raccomando commenta sotto al video iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao